Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui, oggi è martedì 19 giugno 2018. Buona giornata a tutti. È martedì e come di consueto parliamo di periferie. Lo facciamo con il padrone di casa del martedì, che è qui al mio fianco, ed è Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati, e direi anche che con questa puntata siamo alla 45esima puntata di Focus Periferie. Quindi abbiamo consolidato su Milano All News con queste flash, diciamo, questi break di mezz'ora, una consistenza e conoscenza periferica. Grazie a tutta una serie di ospiti. Oggi chi ci ha portato, Walter? Oggi abbiamo Maria Piera Bremmi, che è la responsabile del centro culturale della cooperativa, che svolge la propria attività in quel di Niguarda e dintorni. Allora diamo il benvenuto a Maria Piera Bremmi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità innanzitutto, e raccontiamoci qualcosa delle periferie e in particolare di zona 9, dove noi lavoriamo. Zona 9, zona Niguarda, una zona che ultimamente è tornata a far parlare di sé, perché insomma anche il comune l'ha vista come zona test, diciamo, facciamo qualcosa, facciamolo lì. Come avete preso questa notizia e siete contenti? Beh, diciamo in maniera positiva sicuramente, anche perché io parto dal principio, come Oscar Wilde, l'importante è che si parli. Però oltre alle parole poi si spera che ci sia qualche fatto, perché le parole da sole non portano. Anche perché l'avvocato Prisco aveva aggiunto che se ne parli bene o male, diceva invece. Sì, però invece poi, speriamo di parlare solo bene, ma giusto? Ma anche male, però poi deve succedere qualcosa, perché quindi, se c'è del negativo, insomma, va girato. Come solito si dice, chi ha le parole seguono poi i fatti. Infatti. Diciamo che poi costruire non è sempre così facile. Ecco. No. Soprattutto se si va alla ricerca di elementi, come faccio a costruire, con che mattoni costruisco. Ecco, invece, come nelle periferie abbiamo detto più in generale e in specifico a Niguarda, ci sono sicuramente tanti mattoni che sono già lì, sono pronti, devono essere solamente amalgamati. Abbiamo detto centro culturale della cooperativa in quel di Niguarda. Beh, già la parola cooperativa a Niguarda è una parola importante. Sì, infatti, ma Niguarda ha una grande storia legata al movimento cooperativo, con le cooperative che all'epoca erano le rosse e le bianche, divise dal fiume Seveso, che allora era un fiume, adesso è una strada asfaltata ricoperta. Noi siamo alloggiati nelle case di quella che è stata la storica edificatrice di Niguarda. Che cosa fa il centro culturale della cooperativa? Il centro culturale innanzitutto ha una sede in una biblioteca, tra l'altro una sede molto, molto graziosa e molto accogliente, e si occupa e ha due binari, diciamo. Uno sono il lavoro quotidiano, il lavoro giornaliero fatto di una serie di corsi e di iniziative che si svolgono all'interno del centro. Dopodiché abbiamo la parte vera e propria culturale, che è fatta da tutta una serie di incontri che trattano i più diversi argomenti. C'è la letteratura, c'è la storia, c'è la politica, c'è la scienza, c'è l'arte, grande spazio all'arte con incontri e visite guidate, e poi la musica. Per musica intendiamo dal concerto jazz al coro gospel e a quello che è la classica e qualche cosa anche di un po' più frivolo. A chi si rivolge il centro culturale? Il centro culturale si rivolge a quelli che vogliono ascoltarlo e vogliono diventare i soci, perché questi centri si reggono da soli con le loro attività e con le tesserine di sostegno del pubblico, dei frequentatori. Diciamo che per il tipo di attività che noi abbiamo, abbiamo una buona fascia di soci, e tra l'altro molte persone vengono dal campo dell'insegnamento, perciò è già una fascia diciamo medio e un po' più su. Ecco Walter, quella del centro culturale della cooperativa è un esempio, se non ce n'erano bisogno, ma insomma abbiamo avuti tanti, di come appunto nelle zone di periferia nascono questi centri, vivono e fanno tantissimo e anche di qualità. Insomma, tu lo conosci, anche voi state iniziando come consulta periferie ad andare dietro questo test Niguarda famoso per cercare di capire appunto cosa sarà, e quindi a Niguarda state facendo degli incontri.
Come hai appunto conosciuto e cosa hai voluto farci vedere del centro culturale della cooperativa? Che cosa ti ha colpito, ecco? Ma diciamo che il contatto con il centro culturale della cooperativa l'abbiamo avuto nel 2010. Quindi sono ormai 8-9 anni di collaborazione e di condivisione anche dell'iniziativa di Consulta Periferie Milano, perché il Centro Culturale della Cooperativa è uno di quelle realtà che ha deciso di promuovere Consulta Periferie Milano assieme ad altre 35 realtà associative, premesso che poi condividiamo tutta una serie di iniziative con circa altre 150 realtà associative, enti. Per cui è un volume piuttosto ampio di stabile collegamento operativo, nel senso che il tema proprio dell'incontro con il Centro Culturale della Cooperativa l'abbiamo avuto quando ci fu un'iniziativa riguardante le biblioteche. E quindi, come nella logica di Consulta Periferie Milano, quella di conoscere il territorio nella sua completezza, per quanto possibile, abbiamo un'indagine su va bene, ma quali sono le biblioteche sul territorio? E così incontrammo il Centro Culturale della Cooperativa e da lì è nata un percorso dove abbiamo cominciato anche a promuovere le rassegne e concerti in periferia, e da lì poi tante altre iniziative, perché per arrivare poi al Testa di Guarda, che appunto abbiamo avviato il 31 di maggio, dove c'era già una presenza appunto ormai quasi decennale di Consulta Periferie Milano, che fa varie iniziative appunto collegate con realtà che operano sul territorio niguardese, e quindi abbiamo colto questa, diciamo così, questo stimolo e questa opportunità per dire: bene, se a seguito della proposta di Confcommercio di individuare un quartiere sul quale testare un'iniziativa che potesse valere per tutti i quartieri della periferia, il sindaco Sala ha individuato Niguarda, noi che avevamo già avviato nell'ambito di A Scuola di Periferia alcuni incontri proprio al Centro Culturale della Cooperativa, abbiamo ritenuto opportuno intensificare un po' l'iniziativa, ma rendendola sempre disponibile a tutta quanta la città, nel senso che quello che abbiamo detto anche ai niguardesi è: a voi viene chiesto uno sforzo maggiore, perché non è solamente quello di concentrarsi su Niguarda adesso che è entrato un po' sotto la lente di ingrandimento e speriamo anche di soluzione dei problemi che ci sono a Niguarda, ma anche una responsabilità di applicare un metodo che poi possa essere reso utile negli altri quartieri. Quindi questo qui è un pochettino il quadro, e quindi abbiamo lo scorso martedì fatto un incontro proprio con presentato dal Comitato di Quartiere Niguarda, che ha presentato il libro bianco su Niguarda. Ha fatto un lavoro di 24 pagine, e quindi che dà uno sguardo complessivo. Cosa ne viene fuori? Appunto, perché poi volevo chiedere invece a Maria Piera se ci dava un'immagine lei di Niguarda, no? Però immagino che magari Piera ce la possa dare anche un po', magari troppo romantica, non lo so, che gli vorrai bene sicuramente al tuo quartiere, diciamo, no? Che io non sono di Niguarda, non vivo a Niguarda, però ormai sono alcuni anni allora, che tutti i giorni, tutti i santi giorni sono lì e svolgo questa attività. Mi sento un pochino niguardese. Io trovo che Niguarda sia un quartiere molto simpatico e con delle caratteristiche, se vogliamo, ancora un po' di paese. Infatti fino a molti anni fa gli anziani dicevano: domani vado a Milano, quando prendevano il tram 4 e si portavano verso l'ospedale Piazza Maciachini. Io trovo che sia un quartiere tutto sommato senza grossi problemi di sicurezza. Io sono quella che a mezzanotte sulla pensilina del tram prende il tram per tornare in centro, e devo dire che in questi anni non ho mai avuto la minima sensazione che qualcosa non funzionasse. Direi sì, forse un po' troppo paese, un po' troppo chiusa in se stessa, non una gran voglia di andare fuori e andare a vedere quello che succede in città, e sappiamo tutti che comunque è dalla città che vengono gli stimoli, ecco. Per cui un pochino piatta sotto questo aspetto.
Ah, quindi insomma, romantica sì, ma vedi anche critica su delle giuste, sì, assolutamente. Sulle giuste. Beh, per esempio, poi ha una cosa che è magnifica, anzi, le case della cooperativa hanno i piedi nel Parco Nord. Ecco, uno esce dalle case e ha questo parco meraviglioso che, un po', che sarà il parco modello, il parco pilota per gli altri che dovranno nascere intorno a Milano. Perciò anche la posizione è una posizione favorevole. Walter, appunto, mi hanno detto libro bianco su Niguarda, test Niguarda, lo scorso martedì appunto avete presentato questo, hanno presentato il libro bianco, anche martedì prossimo, credo, no? Giusto, ci sarà un altro... Sì, c'è il terzo appuntamento che avrà proprio come focus le iniziative culturali, le presenze culturali, il tema è l'abitare della cultura, perché la cultura non è una cosa astratta, ma sono presenze molto concrete e quindi, essendoci a Niguarda il centro culturale della cooperativa, ma c'è anche il teatro della cooperativa, ci sono altre associazioni culturali e quindi è importante che questo tessuto che promuove e vivifica il quartiere trovi anche un ambito di confronto, di riferimento e possa anche essere un elemento di conoscenza in questo quartiere, ma che valga per tutta la città. Quindi valga, quando diciamo valga per tutta la città, perché appunto come 10 anni fa facemmo un'indagine sulle biblioteche che attualmente, comprese anche quelle di condominio, oltre che quelle del comune, di associazioni nelle periferie, ce ne sono oltre 50, ma così anche abbiamo fatto un'indagine e una mappatura sui teatri, dato che stiamo parlando di teatri, ne abbiamo mappati 109, quindi hanno un'articolazione molto importante sul territorio periferico, ma poi se prendiamo anche i centri culturali, anche le associazioni culturali, anche lì abbiamo una mappatura di 160, abbiamo 168 indicatori, quindi tra biblioteche, centri culturali, associazioni, teatri, nelle 8 zone periferiche ci sono 330 soggetti, uno più uno meno, che svolgono una loro attività abbastanza continua. Ecco, questo qui è esattamente il valore che la città ha quando diciamo dal centro alle periferie. Dopodiché non si sa bene quello che c'è nelle periferie e quindi anche gli investimenti non sono strutturati in questa maniera, ma vanno molto per facciamo una progettazione, facciamo un esperimento. Invece noi dobbiamo andare a vedere quelle, le realtà che abitano il territorio della periferia, quello che promuovono e guardando dalle periferie alla città anche fare i relativi investimenti, perché altrimenti poi tutto si concentra su pochissime realtà milanesi ben note e tutto il resto è relativo. Se c'è, vive da sé e invece quando ha delle difficoltà poi si trova abbastanza in una fase di abbandono. Quindi il tema anche delle periferie, c'è chi dice non chiamiamole periferie, chiamiamole in altre maniere. Ma il tema è che le periferie sono distanti dai luoghi decisionali e quindi questo è proprio, vivono una sorta di dimenticanza o comunque non di centralità. Sì, poi insomma, come se abbiamo notato, c'è anche un po' proprio l'attitudine a volte a dire facciamo questo tipo di manifestazione in città, facciamo in tua città, e poi si scopre che non si esce mai dalla cerchia della 90-91. No, oppure si esce, nel senso che anche c'era un intervento sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, dove appunto, tra virgolette, celebrava il concerto di Shai Li, che si è tenuto in Piazza del Duomo, un'importante iniziativa, e nello stesso tempo, tanto per stare un po' ai dintorni di Niguarda e quindi ci spostiamo alla Bicocca con il Teatro degli Arcimboldi, dove appunto anche lì c'era un'iniziativa significativa e allora c'era questa comunanza centro-periferia, anche perché le musiche che venivano suonate erano di autori russi e quindi c'era anche questa ulteriore sintonia. Sì, però in questo caso noi diciamo bello chiaro e tondo che una rondine uno non fa primavera. Dopodiché
quando uno parla degli Arcimboldi, van benissimo gli Arcimboldi, potrebbe essere ovunque, ma se noi non diamo spazio, visibilità e aiuto a i 330 soggetti che ci stanno intorno e che abbiamo elencato, noi parliamo delle periferie, ce la raccontiamo su, punto e basta. Come, a questa sorta, come dire che allora il comune di Assago è il comune che fa più musica in assoluto, perché il Forum d'Assago è lì, cioè, ma non c'entra assolutamente niente. Sì, è un palazzetto, viene fatto lì, il dato a Cimboldi è lì e vengono fatte le cose lì, ma non è. Dopodiché, io vedevo adesso, scusa, ti interrompo. Prego. Proprio questa settimana c'è stata, scusa, settimana c'è stata On Dance, questa famosa. Questo famoso cosa di bolle, tutta la settimana scorsa ha animato la città di Milano, ma l'ha animata solamente nelle zone centrali. Anzi, la cosa che mi ha fatto un po' specie è che la parte, diciamo, più periferica, e dove hanno messo lo street, quindi le è stata la stazione centrale. Quello è stato il massimo di evoluzione che sono riusciti a fare degli organizzatori, dei signori organizzatori, perché dico, cioè, una stazione stupenda, ha veramente animato la città da capo a piedi, ma semplicemente sempre sono in quei luoghi, vivono solo quei luoghi. Però. Allora, Milano è una città attrattiva, poi dopo l'Expo è diventata ancora più attrattiva, abbiamo turisti, abbiamo di tutto di più. Noi dobbiamo fare una piccola distinzione, lo diciamo senza alcuna presunzione, però anche alla luce di 13 anni di attività di consulta periferia Milano, oseremmo dire quotidianamente sul pezzo, e quindi abbiamo maturato tutta una serie di considerazioni, ma anche operative, perché ripeto sempre, noi da una parte abbiamo promosso oltre 100 convegni e seminari che trattavano di periferie, incontrando dai docenti a chi opera nelle periferie, chi ha fatto indagini sulle periferie, quindi abbiamo consolidato un bagaglio di conoscenze, diremmo, che è forse più unico che raro. No? Dall'altra parte però, con anche i 100 concerti che vengono messi in campo quest'anno, abbiamo promosso e messo a fattor comune 700 concerti, anche grazie alla collaborazione e alla condivisione di una cinquantina di realtà associative, perché il dato fondamentale è che le cose non si fanno da soli. Se si vuole avere uno sguardo complessivo, la complessità è un po' complessa da tenere insieme, però è fondamentale, questa qui è la strada, altrimenti noi facciamo degli eventi che allora che uno che abita a Busto Arsizio, piuttosto che a Cremona, piuttosto che a Monza, viene a Milano, viene a vedere bolle, danzare e quant'altro, per lui è una cosa importantissima, poi ritorna nella sua città, ma il problema è che invece la realtà territoriale milanese e quella periferica in particolare rischia, normalmente sono un po' come il fuorisalone, dove ci sono alcuni quartieri, tra virgolette, massicciamente presidiati dal fuorisalone, ma poi tutto il resto della città e della periferia in particolare non si accorge nemmeno che c'è il fuorisalone. Allora, le iniziative del fuorisalone va bene, va benissimo Bolle perché aiuta la danza e quant'altro, va benissimo gli Arcimboldi, va benissimo la Scala, ma la periferia, no? Cioè la rimanente parte della città è un'altra cosa, cioè non ha una pressione osmotica, rimangono degli eventi lì appesi. Non è che bisogno di creare degli eventi, perché ci sono già quegli eventi. Allora il problema è se è una città, diciamo così, per turisti oppure per abitanti. Quante iniziative fate al centro culturale della cooperativa? Spannometricamente, diciamo, quante iniziative fate in un anno? Una cinquantina. Cioè, sì, però ecco, quella dire una settimana, ecco, un attimo. Volevo dire una cosa a proposito del centro culturale. Noi dall'inizio abbiamo fatto una scelta, ed è la scelta di alzare costantemente l'asticella. Non ci interessa di fare quella cosa che è facile perché così arriva tanta gente. No, noi vogliamo lavorare in un'altra direzione. I nostri relatori sono di alto livello, se facciamo musica non è l'orchestrina malmessa, ma ci sono dei professionisti, e tutto di conseguenza, anche perché noi portiamo quegli eventi che sono cittadini, vedi Piano City o vedi Book City, noi li portiamo regolarmente con un incontro a Niguarda, perciò noi trasferiamo quello che è in centro anche dalle nostre parti. Poi i giornali scrivono: si è accesa una luce.
Noi la cediamo, da così si è persa. noi continuiamo a maneggiare l'interruttore in maniera positiva. Però c'è anche un altro aspetto: la periferia non deve star lì ad aspettare. La periferia deve fare anche un piccolo sforzo di informarsi di quello che succede in città. Ah, Vai fuori, vedi, senti, questo è il grosso problema di impari, cui parliamo spesso. replichi e alzi il livello. Come ti sei spiegata poi questa cosa, ad esempio, che è classica, del si accende la lampadina in Ah periferia sì, dopo magari la quarantesima no, volta che l'avete già accesa, no, no? ma E questa è una quindi. frase che piace moltissimo ai giornali. Allora, viene una volta il tizio in periferia e fa la sua performance e il giornale scrive: si è accesa una luce in periferia. No, un momento, venite in periferia, date un'occhiata e probabilmente vedrete parecchie Poi luci proprio mi accese. guarda, mi viene in Io mente non, una. esatto, questa è una cosa Mi che io verrebbe a non dire quasi l'anno di accetto. Natale, altro che Non lampadine, ce accetto ne ha di lampadine. assolutamente, questa è una cosa che non accetto assolutamente. E poi Come si questo può far fatto, cambiare la percezione di questa cosa? tirando il collo a chi scrive, però dicono che non è corretto, dicono che non si può fare, No, però difendo la categoria. invitandoli a venire. E io avevo chiesto a Isabella Bossi Fedrigotti, aveva fatto questo luci in periferia accese in un piccolo articolo sul suo giornale, e ho detto: ma invece di fare sempre queste rubriche, di scrivere tutto quello che non marcia, non funziona, che succede negativo, perché non tentiamo una rubrichetta, un riquadro quotidiano dove si dice quello che è successo di bello, di buono in periferia? Cioè, comunichiamo anche qualche cosa di più e qualcosa di Ma mi viene diverso. da dire anche appunto che poi con tutti i centri Perché? che abbiamo visto, le 330 passa in Vai. realtà, davvero non siete gli unici a voler alzare l'asticella, quindi la qualità è alta, Sì, spesso e volentieri. assolutamente, assolutamente bisogna farlo sapere, però bisogna che chi fa So cronaca, chi consulta periferia ha una mezza idea di quello faccia che deve uno fare. sforzo di andare a vedere, di andare a cercare, oppure si tengono dei referenti sui territori che man mano passano notizie di quello che di Ha positivo detto referente succede. sui territori, ma mi viene in mente che il municipio forse esiste anche per quello. Interessante discorso. Che Salutiamo affronteremo, che presidente, che affronteremo affronteremo il nostro grande assolutamente. ascoltatore. No, Torniamo per i municipi con grande No, che piacere. affronteremo sicuramente nell'ambito di questo ciclo di approfondimenti, appunto, testo di guardia per le periferie, perché il tema dei municipi, se noi veniamo Niguarda era comune fino al 1923. Oggi qualcuno dice: ma noi non siamo periferia, la città deve essere policentrica. Ma deve essere policentrica anche l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che era policentrica su questi territori, perché c'era il comune di Milano, ma poi c'erano anche vari comuni di contorno, tra cui Niguarda, piuttosto che Baggio, piuttosto che altri. Allora, gli è stata tolta la centralità amministrativa, cioè quella funzione di raccordo sul territorio e anche di attenzione al bene Però sai pubblico. cosa, Walter? Questo argomento, no? Cioè, giusto, non ne parliamo spesso di questo argomento, Lo lo tocchiamo, tocchiamo diciamo spesso, così. sappiamo mai come la pensiamo sia voi come costruire, ma anche noi come Milano News abbiamo preso posizione, nel senso che diciamo che i municipi devono prendersi il loro spazio, il loro potere, la politica deve essere fatta La da loro, loro la loro amministrazione, la loro responsabilità. responsabilità. Ma questa cosa viene detta anche però dai presidenti di municipio, perché il presidente Lardieri, proprio il presidente del municipio 9, è il primo ad esempio a lamentare questa cosa. Quindi poi troviamo sempre la bomba, ma quindi chi è che deve allentare Allora, la presa? noi Dire. crediamo che sia necessario passare dalla sociologia politologica, e cioè i fatti, perché avvengono, perché non avvengono, che è un dato molto importante di riflessione e analisi, ma poi dobbiamo passare alla politica amministrativa. E cioè, si diceva prima della comunicazione, del conoscere, perché i primi spesso che non conoscono le iniziative che vengono fatte sul territorio, proprio perché poi ciascuno che si trova sul territorio deve comunicare un po' con il fai da te, perché non c'è una struttura cittadina che incanali la comunicazione, che favorisca la comunicazione, ma ognuno fa le proprie locandine, fa il proprio Facebook. Sono tutte cose frammentarie e frammentate che non aiutano l'organicità, e anche i cittadini,
No, per cercare tutte queste iniziative dovrebbero passare sui vari strumenti di informazione giorni, giorni, giorni. Allora, noi abbiamo detto che il Comune di Milano, se vuole favorire la vita, ma anche la conoscenza e l'utilizzo da parte della cittadinanza di queste risorse che sono nei propri quartieri, deve favorire lo strumento della comunicazione. Lo strumento della comunicazione con modalità accessibili, per cui le persone ci devono cadere dentro, non devono andare a cercare con il lanternino a destra manca, perché altrimenti rimaniamo nella situazione odierna, perché chi vuole andare a cercarle con il lanternino le cose le può trovare, no? Però poi la stragrande maggioranza della popolazione il lanternino non ce l'ha e quindi non cerca, non trova. Allora ci deve cadere dentro. Dove sono dei luoghi molto semplici per strumentare concretamente, cioè passare alla politica amministrativa? Sono alcuni spazi che noi abbiamo detto esistono già e sono: uno, le bacheche comunali, che devono essere accessibili in parte gratuitamente, sì, no? Perché tutte queste realtà vengono fatte al 70% dal volontariato, che quindi già fa l'iniziativa, e se poi facciamo pagare anche per pubblicizzarle non ne usciamo più. So che una delle prossime elezioni in periferia proprio toccherete questo tema, no? Della comunicazione, della ricerca. L'abbiamo già toccata, ecco. Cercheremo di riproporla anche, siccome a scuola di periferia gli interlocutori chi sono? Noi abbiamo individuato questa, diciamo, triade di interlocutori. C'è la necessità di avere l'interlocuzione territoriale, quindi chi fa iniziative sul territorio e anche i cittadini che abitano in un determinato ambito, che sono comunque interessati alla cosa pubblica. Due, sono il livello del municipio, perché per le periferie per noi è strategico, ritornando a prima, se l'amministrazione non è policentrica, noi non avremo mai una città policentrica. Questo è il giudizio che diamo dopo tanti anni di attività. In terzo luogo c'è il livello comunale. Il livello comunale che, grazie alla disponibilità di tutta una serie di presidenti e vicepresidenti delle commissioni del Consiglio Comunale di Milano, che condividono, vengono agli incontri e quindi c'è una pressione osmotica dove è un momento proprio a scuola di periferia dove tutti quanti possono arricchire la lezione, diciamo. Ottimo. Così, ma nello stesso tempo possono essere anche arricchiti e poi ciascuno coordinato può muoversi nei propri ambiti. Ecco, ricordiamo che c'è ancora una lezione prima della pausa estiva, giusto? La prossima lezione, e sarà un po' quella conclusiva, pensiamo, è appunto martedì 26 giugno alle ore 21 presso il Centro Culturale della Cooperativa del ciclo Tesni Guarda per le periferie. Appunto avrà come tema l'abitare della cultura. Perfetto. Perché è un punto nodale e sicuramente in questa occasione porremo il tema della comunicazione, perché appunto avere un muro in un mercato comunale coperto, un piccolo muro a disposizione, avere un muro sotto i mezzanini delle metropolitane che sono disseminati sul territorio, faciliterebbe le centinaia di migliaia di persone che si spostano e che possono anche buttare con facilità l'occhio, ma anche sulle comunicazioni che gli stessi municipi possono affiggere. Credo che la comunicazione sia un tema che infatti può comunare poi il municipio, averlo come alleato in questa. Cioè, chi conosce ricerca. Le attività del municipio? Nessuno. Sostanzialmente noi abbiamo fatto delle indagini nel corso degli anni quando c'erano anche fa consigli di fatica capire cos'è il municipio, quindi. Ok, abbiamo detto abbastanza. Allora, siamo in chiusura, abbiamo sforato come di nostro consueto, ma il martedì lo sappiamo, abbiamo tante cose da dire. Io ringrazio Maria Pira Bremmi del Centro Culturale della Cooperativa, porti i nostri saluti e li guarda, va bene? Tanto... non mancheremo. E saremo contenti di venire a vedere una di queste bellissime iniziative che fate, davvero complimenti per il lavoro che fate. Grazie. E grazie anche a te Walter, come sempre, con Consulta Periferia Milano, ci rivediamo quindi martedì prossimo. D'accordo, buona giornata. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre alle ore 18 questa sera qui in diretta su Milano News con l'informazione della sera. Grazie mille, arrivederci, a presto.